Dopo essere approdato su PC, Hell Let Loose, lo shooter in soggettiva di Black Matter, si appresta a fare la sua comparsa anche su PlayStation 5, con una data di lancio fissata per il 5 ottobre. Abbiamo partecipato all'open beta messa a disposizione in questi giorni per testare la qualità del prodotto sulla console next gen di casa Sony. L'esperienza, al netto della pregevole impostazione scenografica, si è purtroppo rivelata molto meno entusiasmante del previsto. Prima di proseguire, vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Di come il team di Black Matter si sia prodigato per realizzare uno sparatutto che simulasse gli scenari e le dinamiche di guerra, vi abbiamo già abbondantemente parlato nella nostra recensione della versione PC. Vi lasciamo il link in descrizione. Inutile dire che sotto il profilo prettamente ludico, così come del design, nulla cambia su console, dove le meccaniche rimangono fondamentalmente le stesse. Dalla natura strategica che rende essenziale il gioco di squadra, al time to kill praticamente nullo per un approccio votato al realismo, passando per l'incredibile vastità delle mappe. Tutto, insomma, appare come nella versione PC, come un mondo di gioco avvolto dall'atmosfera unica e densa di distruzione tipica di un sanguinoso teatro di guerra. L'esperienza complessiva risulta purtroppo penalizzata da innumerevoli ingenuità tecniche e oscillazioni qualitative di non poco conto. Il primo enorme scoglio su cui si infrangono le pretese di un titolo altrimenti ben curato e carismatico è la mancanza di una buona ottimizzazione, specialmente per quanto riguarda i comandi di gioco. Gli shooter sono di norma concepiti per raggiungere il massimo del potenziale su PC con mouse e tastiera, ma è pur vero che il titolo di Black Matter arranca al di là di ogni ragionevole compromesso nella sua controparte console. Il comportamento dell'inquadratura nelle fasi di shooting mostra infatti tutte le incertezze di un adattamento più che approssimativo, rendendo di fatto un'impresa storica quella di riuscire a puntare un bersaglio e colpirlo con una raffica ben mirata. Nondimeno, anche le collisioni risultano tutt'altro che precise e la fluidità dei movimenti viene spezzata da inciampi nei dislivelli e tra strutture di ogni genere. Se è vero che il ritmo compassato delle carneficine è uno dei presupposti vincenti della produzione, non si rimane certo indifferenti alle asperità con cui una tale impostazione si traduce in un abbassamento della qualità della vita su PlayStation 5. Il più delle volte, infatti, ci è capitato di dover attraversare considerevoli porzioni di mappa per venire poi eliminati da un colpo vagante sparato da chissà dove, vanificando così minuti e minuti di corsa snervante. L'impossibilità di dare il proprio contributo al fronte a causa di una morte prematura è da considerarsi comunque parte integrante della filosofia ludica con cui è stato concepito Hell Let Loose, ma il farraginoso sistema di movimento alla base non ci permette di apprezzare appieno il concept. Graficamente parlando, il titolo si difende con un colpo d'occhio capace di rendere giustizia all'iconografia bellica da cui trae ispirazione. Il risultato è appagante nel suo insieme, anche se la differenza con la resa su PC appare comunque evidente. A ridimensionare la bontà della prestazione grafica è tuttavia la presenza di un costante effetto pop-in delle texture del terreno e delle fronde degli alberi, che mina inevitabilmente il senso di realismo offerto dalla profondità di campo. I movimenti dei soldati risultano comunque piuttosto credibili e fluidi e, al netto di sfarfallii vari e altri glitch grafici, la proposta di Black Matter si attesta su un livello medio. Per quanto riguarda il framerate, purtroppo, abbiamo registrato diverse criticità. Benché il titolo possa raggiungere tranquillamente i 60 fps, i frequenti cali di frame rendono l'esperienza molto meno fluida, abbassando inesorabilmente il ritmo degli scontri a fuoco. Il tenore del gameplay oscilla così tra una più che apprezzabile frenesia battagliera e un comparto tecnico che ne inficia troppo di frequente la resa complessiva. L'implementazione delle peculiari feature offerte da PlayStation 5 è tutto sommato discreta, anche se ben lungi dal poter assicurare quel pizzico di valore produttivo in più. Ci sono infatti buone intuizioni, che però non lasciano certo gridare al miracolo. Le funzionalità di feedback aptico del DualSense comunque restituiscono in maniera più che esemplare la sensazione di impugnare alcune armi. È tuttavia difficile ravvisare la stessa attenzione per tutte le bocche da fuoco presenti nel Loose, e alcuni strumenti risultano meno implementati di altri. Un'altra occasione sprecata, visto lo standard di immersività a cui il titolo vuole assurgere, è la mancanza di un qualche feedback che indichi di aver esaurito le munizioni. Poiché non sarà possibile ricaricare l'arma senza premere il relativo tasto, si incappa spesso nell'errore, ascrivibile ad una palese scelta di design, di provare a sparare senza avere alcun colpo in canna. In circostanze simili ci saremmo aspettati che il DualSense potesse avvertirci dell'intoppo simulando il movimento del percussore dell'arma che sbatte a vuoto anziché sulla capsula del proiettile, generando solamente quel tipico suono metallico, secco e violento, cosa che per l'appunto non avviene, restando il pad muto all'esaurimento dei colpi del caricatore. Per quanto concerne i grilletti adattivi, possiamo dire che le resistenze siano presenti, ma non troppo diversificate tra le varie tipologie di armi. Molto più concrete sono ad esempio le resistenze dei veicoli.
Benché l'esperienza della guida non sia paragonabile a quella di un racing game, il controller di PlayStation 5 riesce ad emulare bene l'inerzia dei pedali. Implementazioni queste che avremmo voluto vedere anche nell'utilizzo dell'artiglieria pesante. Ma sparare con un mortaio o col cannone di un Panzer non trasmette nulla più di una semplice quanto anonima vibrazione. Quanto all'audio 3D, l'operato di Black Matter può dirsi soddisfacente. Con una buona spazializzazione degli effetti sonori è possibile avvertire lo scoppio di un colpo di mortaio in lontananza e anche le raffiche improvvise del nemico che tenta disperatamente di colpirci da grandi distanze. Questo consente un'immersione più vivida e palpabile nello stesso scenario di guerra, dandoci feedback utili per rintracciare la posizione del nemico e saperci orientare sul campo di battaglia. In sostanza, benché sia uno sparatutto atipico e ben rifinito dal punto di vista del realismo, Hell Let Loose non ha dato purtroppo i risultati che ci saremmo aspettati sulla console next gen di Sony, dove l'esperienza è risultata sminuita e funestata da innumerevoli problemi di ottimizzazione. Per quanto a livello ludico e scenografico la proposta di Black Matter abbia tutte le carte in regola per distinguersi nel panorama dei first person shooter, il comparto tecnico squilibrato ne abbassa di molto l'asticella. La speranza di un considerevole miglioramento, visto l'imminente arrivo su console, consiste a questo punto nella fatidica patch del Day One. E voi cosa ne pensate? Avete provato Hell Let Loose su PlayStation 5? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.